Salve a tutti gente e benvenuti nel mio canale YouTube. Oggi come promesso torniamo con la quarta puntata del gameplay di Clash of Clans per Android. E allora, la terza puntata ci siamo lasciati che stavo addestrando le truppe per andare a sconfiggere il villaggio dei Goblin. Allora, come vedete ho un bel po' di oro, 11.215 unità, 6.353 invece unità di Elisir. Andiamo a raccogliere anche questo. Ho potenziato, come potete vedere, il deposito di Elisir. Sto potenziando una delle due caserme, la sto portando anch'essa a livello 3. E ora potenzierò l'altra caserma dopo a livello 4 anche questa. Il deposito d'oro ce l'ho a livello 4. Questi li ho portati tutti e due a livello 5, gli estrattori di Elisir. E adesso... adesso ancora no, dovrei migliorare il municipio, portarlo almeno a livello 4, perché ho un obiettivo. Casse più grandi, miglioro un deposito d'oro fino a livello 5. Io sono ancora a livello 3, quindi dovrei passare dal livello 4 al 5. Però sto vedendo che ci vogliono 25.000 unità di oro, io massimo ne posso portare 13. Quindi prima devo ampliare il magazzino dell'oro, il deposito dell'oro. Devo portarlo almeno a livello 5. Prima di fare questo, andiamo come promesso ad attaccare la Valle del Ratto. Come truppe ci siamo, quindi dovremmo farcela. Abbiamo 3 giganti, 15 arcieri e 18 soldati semplici. Allora, monete e 6.000 di Elisir. Torniamo al villaggio e andiamo. Ecco, sono qui. Vediamo quello che c'è. E ora ce l'abbiamo quello libero. Andiamo a
vediamo dopo. Intanto andiamo ad attaccare qualcuno, ci prendiamo qualche risorsa. Io ad attaccare, ho sbagliato io, ma io invece avendo 12 infatti posso ricostruire il castello dei clan, solo che io preferirei non spendere le gemme, preferirei spenderle invece a fare almeno è tutto, alla prossima ragazzi.